Bene amici, è tanto tempo che non ci vediamo con un unboxing. Ho tre pacchi, allora vai, apriamoli. Due sconosciuti, uno invece di cui conosco il contenuto. Ma che bello è aprire le buste di Amazon con questa stricchetta, con questa linguetta che va ad aprire il pacco. Mi piace sempre tantissimo. Non so cosa ci sia qua dentro, vediamo un po' se è un omaggio di qualcuno. Qua c'è una rivista, ciao Andrea. Oh sì, è fantastico. Sono un tuo fan, seguo trepino.net, visto che testo anche io del dispositivo, ho pensato di mandarti un po' di gadget utili. Saluti da Biagio Aragona. Grazie mille Biagio, vediamo cosa mi hai mandato di utile. Potevi mandarmi anche cose inutili, tanto tu sai che il 90% delle cose che provo sono fondamentalmente inutili. Ma apriamo questa fantastica confezioncina. Oh, questo è un... è una coverina in silicone per il Pixel XL. Ma dai, ma allora io ti tiro le orecchie perché tu non hai seguito i miei video. Ho detto che ho tenuto il Pixel normale, non l'XL, perché io li amo piccolini. Comunque è veramente un regalo graditissimo. Domani sarà su eBay, no scherzo. E quindi qua abbiamo la pellicola anche per il... oh, dimmi che... ma no, ma grandissimo! Ma allora li segui i miei video, perché qua c'è quella per il Pixel normale, là in cantinetta, e allora subito a coverizzarlo con la tua cover. Veramente grazie mille di cuore. Vediamo questo pacco di mailboxes, mittente Stefano Laretto. Stefano Laretto. Caro Stefano Laretto, apriamo il pacco da qua sotto, perché sopra non so, è stranamente scocciatissimo. Vediamo un po' qua. Ma cosa sono? Magliette? Una lettera? No, non c'è più nient'altro. Andiamo a vedere. Ciao Andrea, sono un tuo fan, non ti seguo dai tempi di telefono.net, ma non mi perdo mai un tuo video, sei un grande, grazie mille. Ti spedisco un piccolo regalo, spero ti possa apprezzare, in quanto costo tua passione per i motori. Gestisco la pista motocross di Orbassano, Crosspar 58. Se avessi piacere di conoscere il nostro mondo e fuori strada, sei il nostro ospite presso il nostro impianto insieme a Gabi e Chiara. Grazie! Ma dai, ma carinissime! Ma sono magliette con i nostri nomi, ma veramente, ma grazie mille. Tra l'altro c'è scritto qua sotto un PS, spero i tagli vadano bene, ok. E PS2, grazie al tuo recensione, ho appena comprato un Meizu M3 Note, una bomba. Meno male che non, speriamo che non ti esploda. Ma dai, questa qua è di Chiara, ma è bellissima. Adesso gliela porto a casa, sarà contentissima. Ovviamente c'è la mia, sì, Andrea, e c'è anche quella di Gabri. Ma grazie, veramente di cuore, gentilissimo. Andiamo con l'ultimo pacchetto. Qua so cosa c'è dentro, perché dovete sapere che sono ancora alla ricerca della mia camera perfetta per quando giro per il mondo. Perché è vero, ultimamente sto usando la GoPro 5, lo sapete, ho fatto la recensione, però... scusate, la qualità video delle action non è mai come le mirrorless, come le compatte, come le reflex, e allora sto cercando la mia compattina perfetta, perché quando vado in giro non posso tenermi, anche quando faccio i video, quindi non posso tenere una reflex grossa così. Sì, lo so, Casey Neistat ha fatto 25 milioni di dollari avendo una reflex grossa così, io purtroppo non li farò mai, e forse perché non ho la potenza del braccio per tenere una reflex in mano. E allora guardate che cosa mi ha spedito Canon. Poi farò il test anche con altre compattine di alta gamma, perché io ovviamente cerco la qualità. È la G7X Mark II, quindi la nuovissima compattina. Probabilmente ci sarà anche la nuova 100 Mark 5 di Sony, ma non vedo l'ora di andare a provare questo. Un saluto, ciao, ci vediamo al prossimo unboxing. Che bello. Scusate la pettinatura, mi sono appena cambiato la maglietta. Come mi sta? Bella, la taglia è giusta, grazie. No vabbè ragazzi, questa ve la devo raccontare. Allora, sono tornato apposta in ufficio, dopo che sono uscito dall'ufficio, ho messo il giubbotto, arrivo a casa, faccio vedere la maglietta a Gabri e a Chiara, e di cosa si accorgono loro? Che c'è una scritta anche dietro, fantastica, guardate! Bellissima, grazie ancora, sono tornato apposta per ringraziarti, ciao!